Benvenuti ragazzi e soprattutto ben ritrovati nella rubrica Una partita al giorno con Alonso Gray Fox. Come state ragazzi? Tutto bene? Spero bene. Siamo ritornati per quella che sarà una delle partite decisive per salire in Divisione 1. Stiamo giocando molto bene, molto forte. Ci siamo ripresi dal piccolo inciampo che abbiamo avuto nella scorsa puntata, due puntate fa, e stiamo procedendo a gonfie vele. Ci mancano ancora due punti, o meglio dire due partite per recuperare i punti, per accumulare più che recuperare, oggi sbagliamo tutto, cioè proprio malissimo, e arrivare a 22 punti, che è la cifra per passare in Divisione 1. Prima di andare avanti, come sempre ragazzi, vi invito numerosissimi a iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, un commento, condividere il video il più possibile, fare iscrivervi il più gente possibile al canale. Velocità 3x, attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno, che saranno tantissimi, perché abbiamo questo metodo nuovo, metodo proprio ribelle di registrare tutto in un giorno e caricare comunque piano piano. Questo video è uno sponsor ed è Instant Gaming, lo conoscete bene, ma ve ne parlerò più avanti. Intanto qualcuno lascia il follow anche su Twitch e fa sempre molto piacere. Andiamo avanti ragazzi per dedicarvi ovviamente un video anche oggi e far partire alla grande la vostra giornata. Non perdiamo altro tempo signori e signori, perché più o meno stiamo giocando con quello che attualmente è il nostro top team, con un Neymar lì leggenda semplicemente straordinario. Quindi aspettiamo di trovare il nostro avversario, cerchiamo di fare immediatamente questi tre punti in modo tale che poi nella successiva puntata sia puntata di promozione, che sarebbe molto 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 figo, molto bello da portare, perché sarebbe la primissima volta che battezziamo la divisione 1 con i football 2024, perché poi io non avevo praticamente più giocato sui football 2023, ci prendiamo anche il 3 tac e lo sperimentiamo. E quindi la squadra era rimasta praticamente in terza. Una partita molto tosta con David Snake, ragazzi che conosco piuttosto bene. Quindi ci sarà assolutamente da combattere tra Gray Fox e Snake, attenzione, un classico. La formazione scelta non è cambiata ragazzi, continuiamo a giocare con due sviluppo, un incontrista e un terzino difensivo, perché questa carta è la versione terzino difensivo. Davanti i soliti tre tenori più Ronaldinho e Pirlo a insegnare calcio, e l'inamovibile Gilberto Silva che ormai ragazzi risulta essere essenziale per questo centrocampo. Una mediana di rottura disumana ragazzi, disumana, con dei poteri straordinari. Vedremo ragazzi come sarà impostata questa partita, vedremo anche David quando sarà pronto a partire, e soprattutto signore e signori cercheremo di portare a casa una vittoria che non sarà facile perché David gioca molto molto bene. Ci siamo ragazzi, è tutto pronto, e allora comincia la partita tra Alonso Gray Fox e David Snake. Subito abbiamo provato a sfondare la linea di difesa, avviciniamo. Bravo Beck. Una serie di super cancel verticale. Giù. Bombalo. Subito! Oh Marco! Neymar! Ma che golletto Neymar, ragazzi! Che golletto Marco! Stupendo! Vai! Golletto pazzesco, veramente. Che bello che si segna da fuori, ragazzi. Ma quanto è bella questa cosa. I portieri saranno scandalosi, però almeno si riesce a fare gol da fuori area senza... Cioè, qui lo spazio c'era per un tiro. Ha tirato bene, ci sta pure che la palla entri. Secondo me, eh. Dai Gilberto. Ligno Show. Ancora Ligno Show. Continua ragazzi, continua il Digno Show. Guardalo Marco scatenato. Mamma santa, che forza. Prova ad andarsi ai Messi, anche la Messi. Messi. Koundé. Sul pezzo Koundé. Guarda Rafael come prova a volare. Ha provato con i poteri a crossare. Qui mettiamo un po' di difesa che non guasta.
sa che comunque, anche se vai a dare il contropiede tipo a Neymar, perché mi sembra di averglielo dato, sono abbastanza sicuro, cioè comunque il giocatore rientra a difendere. Cambia tutto, Digno. Bello. Vai. Ehi. Ritorna indietro. E si ricomincia. Beckenbauer. Vai. Buona. Vai. Digno. Verso l'attimo, brutta questa. Abbiamo già visto come effettivamente questo tipo di palloni persi spesso e volentieri possono diventare pericolosi, eh. Neymar. Danza sul pallone, Omako. Quindi ha fatto un bel intervento lui, eh. Verso l'attimo con la crocchetta. Però Mbappé è proprio tanta roba, raga. È proprio tanta roba. Ma Beckenbauer è più forte. Cioè, Beckenbauer, ragazzi, veramente quest'anno fa paura. E il mio è senza muro, Raga, il mio Beckenbauer, lo ripeto perché magari non si è sentito, è senza muro. Cioè, impressionante. È proprio impressionante, raga. Dirlo come si muove così sembra che sia lui. Sai cosa è la cosa bella di questo gioco? Che anche se può avere dei connotati arcade, i giocatori, come si spostano, ricordano proprio quando giocavano. Quelli, dico, le icone, perlomeno, Cioè, proprio, è una cosa veramente peculiare di PES che non sento mai. Cioè, penso di essere l'unico che esalta questa cosa a livello proprio di content, no? Perché le più delle persone magari gioca, fa altro, ma nessuno parla mai di questa cosa, di come i giocatori somiglino veramente a come giocavano o a come giocano anche. Perché se io vedo Neymar, è lui. Se vedo Mbappé con quella corsa come se la allunga, è proprio lui. Cioè, quella progressione infinita che non lo prendi più, però il movimento che vanno a fare è proprio il loro. Cioè, è impressionante questa cosa. Anche Gilberto Silva ci appiccica veramente tanto, ci somiglia proprio tantissimo. Vai. Anche con lo switch andiamo meglio. È più divertente da giocare la partita, comunque c'è poco da fare. Ti tiene di più, ti tiene più attento in campo. Sai perché è figo questo gol? Perché ha fatto la scivolata, è successo qualcosa e si sono schiantati. Non ho capito cosa cavolo è successo. Comunque, cioè, Neymar, allora, sta carta di Neymar non c'ha assolutamente senso. Recuperatevi le leggende, non scartatele, perché nel momento in cui hanno tolto l'intesa, cioè, sono veramente micidiali. Sono proprio assurde. Cioè, sto Neymar è qualcosa di esagerato. Non è vero, non è reale. E poi skilla, vabbè, lui già skillava benissimo. Era la carta, secondo me, di Neymar. A parte, vabbè, il big time che skillava meglio. Scatenato! Questo c'ha 80 di finalizzazione, capito? C'ha 80 di finalizzazione. Di che stiamo parlando? Eppure segna da tutte le parti. Segna da tutte le parti. È qualcosa di impressionante. È impressionante, veramente. C'è proprio tantissima roba. Vai, Paolino. Bravo Schmeichels. Bravo Schmeichels. Sempre lui, sempre Schmeichels. Farà tutto Schmeichels, povero di... impazzendo. Starà impazzendo, poverino. Starà proprio impazzendo. Vamos. Dai ragazzi, difendiamo questo risultato. Dobbiamo difendere, dobbiamo resistere. Ci sono delle oscurità, non da poco. Vai Omako, vai Omako. Vai Omako. Vai Omako, vai Omako, mettere via Omako che non ti riprende più, vai, si vola. Ah, troppo forte, raga. Ha proprio dei poteri devastanti, cioè qualcosa di esagerato. Sì, sì, è troppo, troppo esagerato, troppo forte. Avviciniamo. Ma ragazzi, bisogna prendersi, cioè stare vicino ma non troppo, perché altrimenti si rischia spalla a spalla. Bravo Schmeichel, vola, vola. Ci
avviciniamo ancora. Qui non rischiamo. Spaziamo. Anche questa cosa che non spaziano più tipo troppo lontano quando sono in posizioni naturali del corpo non mi dispiace per niente. Tipo anche qua ha spazzato, ma non essendo messo bene per caricare né niente, la spazzata è venuta male. Cioè è venuta qualcosa tipo una mezza ciabatta. Però comunque la palla è riuscita a allontanarla. Guardate, sono riuscito a capire come segnare in questo gioco. Sono riuscito a capire come segnare, cosa che penso degli ultimi aggiornamenti di non aver capito, tra virgolette, proprio mai del tutto. Nel senso, per quanto mi riguarda, se vedevo e seguivo un altro dei miei ragazzi magari in coaching, sì, non c'erano problemi, ma nel momento in cui dovevo magari arrivare io al tiro, perdevo la lucidità in una maniera, secondo me, esagerata. Cioè, ma era proprio il ritmo imbarazzante del gioco che mi portava a questo. Avviciniamo, vai. Presa. Cancel. E giù. E su. Peccato, guarda come ha messo la zampa, Guardiol. È proprio bello comunque, raga. Ci sono dei concetti veramente di PES, ma dei primissimi PES che i più nostalgici sono sicuro che avranno già visto. Proprio super super belli. E poi se carichi, segni. Cioè carichi, la piazzi e segni. È sempre gol. Basta che carichi bene la palla. A seconda di come sei messo è sempre gol, raga. Qui l'ha piazzata bene di piatto, però non poteva tirare di collo perché è naturale che sia così, perché non è messo, cioè non era messo bene per poter tirare di collo, non aveva abbastanza forza. E allora, avendola caricata senza il tasto della velocità, che cosa fa? Prende e tira di piatto, cioè è giusto, è logico, capito? Cioè è un tiro logico, finalmente. Perché le difficoltà che stavo provando all'inizio erano delle difficoltà date al fatto che io continuavo a ragionare pensando come se fossi Football 2023. Che veramente dovevi, praticamente l'unico modo per segnare era fare l'extra pass e tirare a porta vuota col triangolo. E qui non è più così, fortunatamente. Perché tra l'altro è totalmente innaturale. Vedi, tipo qua, se è messo bene il portiere, tu sei ostacolato, quindi non hai pienamente lo specchio della porta, allora fai fatica a segnare. Il portiere te la chiude la traiettoria. Forse ha quittato. Mi sa che ha quittato. Mi sa che l'abbiamo perso. Presidente? Sì, l'abbiamo perso. L'abbiamo perduto. A posto, perfetto. E allora, signore e signori, arriva il vostro momento preferito del video. Si parlerà di Instant Gaming. E anche oggi la vostra partita l'abbiamo portata a casa. Ma prima di salutarvi voglio parlare, come vi ho detto inizio video, di Instant Gaming. Instant Gaming è un sito che vi permette di risparmiare tantissimo sui vostri giochi preferiti, videogiochi preferiti. E avrete anche un buon risparmio su PSN Card, Steam Card e Card per Xbox, oltre che su giochi vari ed eventuali. Col link in descrizione, il mio link personale, potrete dare anche un grande supporto a questi contenuti. È molto importante che compriate appunto da questo link se volete appunto supportare questi contenuti, averli sempre a disposizione, perché Instant mi permette anche di poter avere un'entrata economica tale per poter stare tranquillo per caricarvi appunto questi video che spero di cuore che vi stierò piacendo. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi su tutti i miei social e vi ricordo che mi trovate in live ogni giorno, o meglio dire ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 19.30 alle 21, qualche volta anche di più, e che le live le troverete ricaricate sul canale secondario Alonso Grifox Reload. È davvero tutto per oggi e io non posso che ringraziarvi alla solita maniera, mandandovi un grande bacio, un grande abbraccio, un grosso braccio, e ci vediamo al prossimo contenuto targato Alonso Grifox. Bello.